Mister, vittoria netta, vittoria anche della sagacia, dell'intelligenza, della scaltrezza, perché avete approfittato di quelle che sono state le indecisioni in fase di impostazione con un pressing alto e siete andati più volte in gol. Sì, vittoria netta nel risultato, secondo me non nella gara. Il Manfredonia è un'ottima squadra, l'attuale classifica non rispecchia quelli che sono i valori del Manfredonia, una squadra che abbiamo studiato attentamente, una squadra molto molto preparata, tatticamente una delle migliori con cui abbiamo giocato, e sapevamo che oggi sarebbe stata una battaglia. Siamo stati bravi a portare gli episodi dalla nostra parte e soprattutto alla fine del primo tempo, dopo il nostro time out, a mantenere il vantaggio e addirittura segnare un'altra rete, e soprattutto nella ripresa a entrare subito bene con il gol. È normale che a quel punto la gara diventa anche psicologica, no? Perché noi siamo in fiducia, loro no, però credo che la partita sia stata una bella partita, una battaglia sportiva, ai limiti ogni intervento del fallo. Spero che il pubblico si sia divertito, noi siamo molto soddisfatti, però ci tengo a fare i complimenti al Manfredonia perché è un'ottima squadra, una bella società, e sono sicuro che si rialzeranno. Una maturità, una crescita costante da parte dei tuoi, soprattutto considerando che alcuni giocatori sono arrivati in ritardo per via del mondiale, ma questa squadra realmente dove può arrivare secondo te? Ma questa squadra per ora sta facendo qualcosa di straordinario, soprattutto dal punto di vista mentale. Dopodiché ci manca tantissimo sul piano del lavoro, è una squadra in costruzione, e stiamo compensando però con l'intensità, con la cattiveria, con quello che poi sono dei valori di un gruppo importante, quelle che sono le nostre lacune tattiche. E però credo che noi dobbiamo proseguire il nostro lavoro, prenderci del tempo per poter lavorare. Aspettiamo ovviamente l'arrivo di Santi Basile, che per noi è un giocatore fondamentale, però credo che questa squadra tutti siano importanti, ma nessuno sia indispensabile. Domenica sotto i riflettori e le telecamere di Sky ci sarà il match contro il Futsal Pescara, un altro tassello importante per continuare nella crescita. Sì, ovviamente tutte le partite lo sono, credo che oggi è una partita difficilissima, quindi per ora ci godiamo questo risultato, un po' di meritato riposo perché dobbiamo veramente ancora smaltire le scorie delle 5 gare in 14 giorni, quindi godiamoci questa vittoria, poi da martedì penseremo al Pescara. Vittoria importante, una vittoria sonante nel risultato, una vittoria frutto della vostra maturità, perché molti gol sono arrivati aggredendo il portatore di palla e avete recuperato e avete fatto gol con grande scaltrezza. Sì, diciamo che questo è un campo molto difficile, le dimensioni non permettono molto il bel gioco. Avevamo visto e studiato anche le loro partite che avevano fatto qui in casa. Prima del campionato avevamo fatto un amichevoli, quindi conoscevamo più o meno le dimensioni, avevamo già testato il campo, il parquet. Niente, qui quando c'è un campo così piccolo a volte le partite diventano quasi un flipper, lo sappiamo. E niente, l'importante è rimanere concentrati e stare dentro la partita, e credo che ci siamo riusciti, hai detto bene. Siamo andati sotto 1-0 e non era facile. Il pubblico qua spinge tanto e credo che sia stata veramente una prova di maturità della squadra. 3 punti oggi, 3 punti arrivati in settimana con il ricorso vinto, siete praticamente sul podio della Serie A, una squadra che con merito e soprattutto con grande qualità sta facendo qualcosa di grande e di davvero importante. Sì, guarda, ti ringrazio. Noi adesso, ti dico la verità, non guardiamo molto la classifica. Io credo che guardare la classifica alle prime giornate non ha neanche tanto senso, bisogna lavorare giorno dopo giorno e soprattutto partita dopo partita. Ovviamente fare punti fa sempre piacere, fuori casa ancora di più, in campi difficili ancora di più. E quindi niente, ci godiamo il momento, ma testa la prossima partita che ci aspetta. Un viaggio lungo, e una partita difficile, soprattutto perché non giochiamo in casa, andiamo a Salso Maggiore, quindi giocheremo fuori casa. E niente, siamo felici, ci godiamo il momento, ma lavoriamo giorno dopo giorno. Dal punto di vista personale, tripletta oggi, 6 gol, questa è una stagione particolare perché oltre al campionato c'è anche l'europeo, stai crescendo anche tu in maniera esponenziale così come la squadra. Che stagione sarà per te questa? Ma sicuramente quando ci sono questi eventi importanti con la nazionale fa sempre piacere, e soprattutto stare nel giro è bello, ma non è semplice, quindi bisogna dimostrare sempre, è una responsabilità, ma è una responsabilità bella. E niente, sì, 6 gol, ma credo che qualcuno me lo toglieranno perché sono stati fatti nelle partite dove poi ci sta il ricorso, quindi qualcuno lo perdo. E niente, ma comunque chi segna non è tanto importante, l'importante è che la squadra vinca e che sia in alto in classifica.